E benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Rockrider XC500, perché sono riuscito ad andare a testare anche questa bicicletta da cross country e ovviamente ve ne volevo parlare. Prima di andare a vedere dettagliatamente questa bicicletta, se non l'avete ancora fatto vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E ora andiamo a vedere tutte le sue particolarità. Monta un cambio SRAM GX con una corona anteriore da 34 denti e una cassetta posteriore 1150. Come il cambio ha dei freni SRAM Level T con un disco anteriore da 180 e un disco posteriore da 160 mm. Per il cambio possiamo spendere delle belle parole, perché comunque è un buon cambio che ha una buona cambiata. Si colloca nella scaletta di SRAM al terzo posto, perché sopra di lui troviamo lo SRAM XX1, lo SRAM X0 e lo SRAM GX. Cambio che è molto preciso e non ha mai sbagliato un colpo. Quindi questo valorizza moltissimo la bicicletta. I freni SRAM Level sono criticati da molti e posso dire che non sono dei freni eccelsi, ma dopo un po' che li utilizziamo iniziamo a capire come frenano e dopo non ci dispiacerà la loro frenata. Soprattutto avendo un disco anteriore da 180 abbiamo anche una frenata più potente. Quindi nei pezzi dove ci serve avere una frenata più aggressiva, con un disco di questo tipo la possiamo avere, e in mountain bike, soprattutto su una bicicletta di questo tipo da cross country, succederà molte volte di frenare all'ultimo e fare delle frenate belle potenti. La corona anteriore da 34 denti può alloggiare una corona da massimo 36 denti. Possiamo ovviamente mettere un 32 o un 30, se per noi il 34 è un rapporto troppo duro da mettere sull'anteriore. Qua è sempre a discrezione vostra. Io mi trovo molto bene con il 34 su tutti i percorsi che faccio, anche nelle salite, quelle più dure, perché comunque posteriormente abbiamo un 50, ma se non utilizzate la bici spesso potrebbe essere un upgrade da fare, anche a un prezzo molto contenuto, perché non costano tanto le corone da cambiare. Vi lascio qui sotto in descrizione dei componenti che possono fare al suo caso della bicicletta e ovviamente anche il link della bicicletta se la volete andare a riguardare poi nel sito Decathlon. E possiamo mettere ovviamente il 30 e il 32. Il telaio è in alluminio e in taglia S pesa 1,5 kg, che per essere un telaio in alluminio non è un peso molto eccessivo. Difatti poi andremo a vedere assieme i pesi anche delle biciclette complete e non andiamo su dei pesi troppo eccessivi comunque. Il telaio in alluminio è garantito a vita, quindi è una cosa da tenere in considerazione ovviamente se vogliamo tenere la bicicletta per un lungo periodo di tempo. Monta delle ruote Sunringold Duroc con un canale da 30 mm, ruote che non sono di alta gamma ma che vanno tranquillamente molto bene su questa bicicletta. Proprio perché se avremo delle ruote migliori il prezzo lieviterebbe ancora di più. L'importante da dire è che sono delle ruote tubeless ready e sono già nastrate all'interno. Quindi se vogliamo poi andare a trasformare la nostra bicicletta in tubeless si basterà prendere le valvole e il liquido. In questo caso è l'unica bicicletta cross country che vendono nel catalogo Decathlon con dei copertoni Antixon Toro non tubeless ready ancora. Quindi in questo caso sarà anche da cambiare il copertone. Ma già avendo una ruota con un canale da 30 già predisposta per il tubeless, questo ci avvantaggia moltissimo, perché possiamo anche pensare di sfruttare questi copertoni e poi andare a prenderne un modello migliore e convertirlo direttamente in tubeless.
La larghezza di questo pneumatico, l'Atlantic Santoro, è da 2,10. Possiamo andare a mettere tranquillamente delle ruote da 2,30 a 2,40 su questo modello. Monta una forcella RockShox Reba LR, sospensione ad aria ovviamente, con un'escursione da 100 mm. E proprio grazie a questa forcella abbiamo un comfort elevato, abbiamo una certa guidabilità sulla bicicletta perché abbiamo comunque una forcella di gamma alta e questo dà moltissimo valore. Andando a parlare di pesi, la bicicletta completa senza pedali in taglia M pesa 11,6 kg, che per essere una bicicletta in alluminio è comunque un peso molto basso che si avvicina addirittura a dei modelli in carbonio. Questo grazie anche a tutto l'allestimento che è già stato fatto su questo modello di bicicletta, perché abbiamo un bel cambio, abbiamo una buona forcella e questo fa sì che poi abbiamo un peso comunque basso. Ma che sensazioni ho avuto guidando questo tipo di bicicletta? Come ho detto prima, ho già elogiato il cambio e la forcella che mi hanno dato un grande comfort di guida e di cambiata ovviamente. Questo mi ha avvantaggiato moltissimo sia nei pezzi in salita, quelli più dissestati dove dovevo cambiare velocemente, che nei pezzi in discesa dove la facevo correre e si guidava veramente molto bene. Il telaio non è reattivo come una bicicletta in carbonio, ma posso dire che in discesa si guidava veramente molto bene. Comunque anche nei pezzi in salita si portava su tranquillamente molto bene e l'unico componente che non mi è piaciuto su questo allestimento sono stati solo i copertoni, perché hanno un battistrada comunque abbastanza stretto e tanto tassellato. Io l'ho utilizzata con le camere d'aria, ma già immaginandola con un battistrada più largo da 2,25, 2,30 o 2,40 già convertito in tubeless, penso che le sensazioni di guida sarebbero migliorate notevolmente. Mi sono divertito molto a guidarla, soprattutto in discesa, perché mi faceva fare quello che volevo, seguiva tutte le mie traiettorie e anche nei pezzi quelli più sassosi si trovava a suo agio. Che ovviamente i pezzi più sassosi per una bicicletta di questo genere con un solo ammortizzatore di solito fa più fatica. E se devo analizzare i pro e i contro, vi direi che i pro sono ovviamente il cambio, la forcella e ovviamente il prezzo, che è di 1.299 euro, e i contro secondo me potrebbero essere i copertoni, come vi ho appena detto, che è la prima cosa che andrei a cambiare, i cavi che sono tutti esterni. Per il resto mi è praticamente piaciuto tutto. La fanno solo di questo colore che è un azzurrino bello acceso. La cosa da elogiare è ovviamente il prezzo, che è 1.299 euro. Ovviamente qui sotto trovate il link in descrizione della bicicletta se volete rivederla. Trovate anche il link del mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno troverete degli sconti riguardanti il mondo bici e troverete anche tutte le disponibilità delle biciclette del catalogo Decathlon. Quindi se state ricercando un modello da tanto tempo vi conviene iscrivervi, e se volete anche vedere la disponibilità di questa bicicletta appena ritornerà disponibile vi conviene anche qua iscrivervi al canale. È gratuito, non vi costa niente e riuscirete anche a vedere tutte le disponibilità delle prossime biciclette. E detto questo, a chi può essere rivolta questa bicicletta? Perché abbiamo comunque un modello da cross country da un prezzo accessibile praticamente a tutti, allestita molto bene e da un peso che non è neanche troppo eccessivo. Potrebbe essere la bicicletta ideale per un qualcuno che vuole iniziare ad approcciarsi nel mondo delle competizioni ma non sa se il cross country potrebbe essere la sua competizione ideale, oppure se qualcuno vuole iniziare a correre avendo comunque una bicicletta allestita molto bene, con dei pezzi più affidabili rispetto a quelle di un prezzo più inferiore. Con questo modello si potrebbe già iniziare a gareggiare e abbiamo l'affidabilità dell'alluminio, che è un materiale comunque molto resistente, quindi anche se è una delle nostre prime biciclette possiamo usarla anche come da battaglia per sfruttarla in tutti i modi a chi sta ricercando una bicicletta da fuoristrada e non vuole spendere tanti soldi. Questa è perfetta. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.